Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Game Dev Tycoon. È un giochino che comprai quando ancora non era su Steam, lo vedetti da qualche youtuber, non mi ricordo chi esattamente. Volendo variare da Spelunky, Payday 2 e avendo problemi. Spelunky, Payday 2 e cos'altro messo? Basta per ora, che ci sono alcuni video che ancora voi non vedete, però sono già caricati. Ho deciso di provare a mettere Game Dev Tycoon perché ho alcuni problemi a registrare alcuni giochi. Cioè, nel senso, devo trovare ancora il formato per cui caricarli, il rendering. E quindi sto aspettando. Nel frattempo, provo a giocare questi giochetti qua che sono leggeri. E il formato rendering l'ho già trovato. È quello che è degli ultimi video di Spelunky che dovreste vedere oggi e domani. Cioè, domani. Sì, avantieri e ieri. In realtà li ho caricati io 3 giorni prima. Lo sto registrando questo, li ho già caricato. Uscirà il giorno dopo. Allora, non vi preoccupate, è tutta una scaletta in mente che a voi non me ne fottete niente. Quindi, avrete già letto qui 30 volte intanto. Quindi faccio ok. Allora, diamo un nome alla mia società. Nome, 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 nome. No, aspetta, 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 qualcosa di meglio. Ok, questa è una citazione. Il giocatore giustamente sono Leone, quindi. Allora, personalizziamo un po' l'omino. No, no, no. Aspetta, vediamo un po'. Sì, mi piace più questo. La maglietta. Voglio a righe così, va. Allora, io ho già fatto altre partite, ho già finito il gioco più volte. Quindi. Anche se questa versione l'ho provata poco, ho già finito il gioco più volte, quindi non so, probabilmente continuerò semplicemente qui. Vabbè, no, dai, continuo semplicemente qua. Sbloccare i suggerimenti, io li metto, perché per ricordarmi le cose, perché non me lo ricordo bene e non voglio fare subito fail. Quindi comunque iniziamo subito un nuovo gioco. Scegliamo allora, abbiamo spazio, moda, fare west, UFO. Azione, avventura, GDR, simulazione, strategia. GDR. Piattaforma, il PC. Perché noi siamo, giochiamo al PC. Fine. Il nome, il nome, il nome. Fateci pensare. Oddio, il blocco dello scrittore. Allora, questa volta lo chiamerò L'avventura degli UFO. Allora, ok, c'è un piccolo problema, eh. Risolto. Gli errori. Questo gioco col push to talk non lo devo più registrare. Credo che farò soltanto questo episodio col push to talk. Grafica 2-2-V1. No. Iniziamo. Allora, in alto adesso vedrete una serie di parametri che sono bug, design, tecnologia e ricerca. Ok? Ovviamente un gioco per essere mio deve avere design e tecnologia. E deve essere ripartito molto bene nei gameplay. Tra le statistiche del gioco, cioè motore di gioco, gameplay, storia, missioni. E appena finiamo questa schermata, vi faccio vedere le altre perché ci sono le altre schermate. Mettiamolo così perché ci hanno consigliato di mettere il motore di gioco minore, ma la storia e missioni alta. Vede, poi ci lascia scegliere tra dialoghi, design livelli, intelligenza artificiale. Abbassiamo l'intelligenza artificiale, alziamo i dialoghi, alziamo un po' il design livelli. Un altro tocco. E andiamo avanti. Già abbiamo 3 punti design e 1 tecnologia.
Allora, i bug sono una cosa brutta, ovviamente, come si sa, nessuno vuole un bug nel proprio gioco. Mentre la ricerca, mentre il design e tecnologia si può capire, cioè si può un po' intuire il design del gioco, la tecnologia che c'è dentro, eccetera, 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 la ricerca ci permetterà di ricercare nuovi componenti per i nostri futuri giochi ed è importante. Perché dopo avremo finito questo gioco vi farò vedere che si può, come si ricerca. Allora, è molto tranquillo, rilassato, si possono sparare tante minchiate. Infatti credo che lo accompagnerò a un bel libro di barzellette, questo gioco. Adesso, dopo che è finito il gioco, possiamo aspettare un po' per fargli accumulare statistiche. Finendo, ok, è pronto. Adesso ci fa vedere una serie di, come si chiama, di statistiche qui, a livelli aumentati. Non ci importa ora, più livelli facciamo qua, più miglioriamo noi come sviluppatori. Andiamo su ricerca. Nuovo tema, ancora non possiamo fare quello. Prendiamo medievale, sì, perché ho deciso di prendere medievale. Recensione del gioco. Adesso ci spiegheranno, cioè ci faranno vedere com'è andato il nostro gioco. A seconda di com'è andato qua, riceveremo più o meno vendite. Faremo più o meno vendite. Vediamo, 4, bellissimo inizio. 4, 3, 3, 4. 1, questo è 1. 3, uno spreco di soldi. Grazie, bastardo. Ma sì, i primi giochi farò sempre cagare. C'è chi riesce a farli bene, però. Come si può dire? È normale all'inizio fare brutti giochi. Adesso aumenteranno le vendite. Abbiamo avuto poco. Se avete letto, avete fatto manco il video, abbiamo avuto poco, però comunque. Adesso ricerchiamo un po' il gioco, redigi rapporto, 3.75 è una schifezza. Comunque, credo che abbiamo già recuperato i soldi spesi. Credo, li abbiamo già recuperati. Non abbiamo ancora dei fan, una cosa importante qua sono i fan. Uffo e GDR sono una terribile combinazione. Perfetto, proprio ho scelto bene, ho scelto benissimo. Sono proprio un pirla 1-1. Sono bravissimo. Non vi preoccupate, comunque è molto tranquillo come gioco, è vero? Adesso, per il prossimo video, disattiverò il push to talk, ve lo giuro. Voglio riprovare. No, riproviamo UFO, no, no, medievale. Citazione, beh, chi non coglie questa citazione è un pirla. Strategia, giustamente, e PC avanti in 2D inizia sviluppo. Perché questa citazione di Medieval Total War? Così, ho detto un gioco medievale strategico. Come lo posso chiamare? Medieval 2 Total War, faccio anche una bella citazione. Comunque, non so quanto sta durando questo video, non posso neanche andarlo a guardare. Sinceramente, credo che continuerò per altri 5 minuti a parlucchiare qua davanti. Vi leggerò una battuta nei punti morti. Ho deciso, voglio perdere 7 iscritti in un colpo solo. Dovete scommettere che ce la faccio. Voi direte, ma no, che dici, Leone? Intanto, guarda, intanto, non puoi perdere 7 iscritti con una sola battuta. Ma io può, fidatevi, io può. Allora, scegliamo la prossima serie di cose e io vi farò vedere la mia battuta freddissima. Grafica bassa, sono Robedio. Qua, seguiamo le linee guida. Ok, andiamo. Salutiamo chi gioca CS e leggiamo. Il paziente dice: "Dottore, il raffreddore non mi è passato. Ha seguito le mie istruzioni? Gli avevo consigliato un cognac e poi un bel bagno caldo." "Sì, dottore, ma il bagno caldo non sono riuscito a berlo tutto." Freddo, grande freddo, glaciale freddo. Recenti studi di mercato indicano che. A chi interessa se lo legge, ovviamente. Io l'ho già letto svariate volte, quindi non mi interessa più. La prima volta è interessante, poi le altre volte no. Adesso vediamo se riusciamo a fare qualcosa che vagamente mi farà guadagnare soldi. Nuovo tema, nuova combinazione, bonus livelli, vai. Medieval Total War immesso nel. Redigi rapporto sul gioco. Allora, ho speso 31.000, vediamo. Oh, oddio, vedo tanti. Ho visto di 8. Oddio, 8 a questo livello è raro. Lo adoro. 8. Dai, un 9. No, questo mi dà 7. Bastardi, gli hard game sono bastardi. Sono dei bastardi.
Ricordatevelo, cattive persone, sono cattivissime persone. Vedete, adesso già va meglio. Abbiamo 39 fan in più solo con questo gioco. E abbiamo già guadagnato la prima settimana. Sì, la prima settimana di gioco abbiamo già guadagnato quello che abbiamo speso. Per dire, c'è una differenza netta col gioco di prima. Non ricerchiamo nulla, facciamo un nuovo gioco. Devo disattivare il push to talk e mettere parla in continuazione. Sono un pirla. Far West, azione PC. Call of Juarez. No, 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 basta. Cowboy e pirati. Non c'entrano un cazzo i pirati, però chiamerò così. Pirates, così era? Non lo so, se ho fatto un errore ditemelo velocemente dopo. Anzi, mentre intanto sto giocando, controllo subito se ho fatto un errore. Controllo subito, controllo subito. Sto controllando, non voglio essere pirla, non voglio fare una pirlata. Aspettate, i pirati cosa c'entrano, vi chiedete voi? Si chiama così il gioco. Avranno un motivo di esserci pirati. Spero. Allora, ok, ho avuto 10.000 coppie. Cioè, abbiamo già fatto abbastanza, per dire, per il secondo gioco qui i soldi vanno bene. Allora, design di livelli va bene. No, design di livelli così. Intelligenza artificiale va bene così. Dialoghi nulli. Andiamo. Adesso. Ah sì, l'invento sta proprio. Leggete. L'aninvento. Chi non conosce l'aninvento? Cioè, per dire. Chi non conosce l'aninvento? Nessuno non conosce l'aninvento. Aspetta un secondo che sto guardando. Sto scritto male, pirati. Perché cowboy? Sì, credo che sia scritto così bene in inglese. Pirates. Pirates. Ecco. Sto già per fare un errore. In inglese, capirla è una cosa, parlarla e scriverla è un'altra, la lingua. Studiate molto, ragazzi. Studiate, va bene. Evitate di fare queste minchiate nei video. Fidatevi. Ho tempo io per rimediare. Però. E avrei evitato questa minchiata di dover. Ok, andiamo. Lasciamo il nuovo gioco. Allora, venduto a 125.000 vendite per un secondo gioco. È un signor vendite. Ho visto 10 per qualche secondo. 6, 5. Ok, ai suoi momenti. È tipo quei momenti rossi, a quei momenti blu, altri sanguigni. 7, no, 6, poteva essere meglio, va bene, va bene. Ok, stravagante ma bello. Cowboy e pirati, gli do ragione, più stravagante di così ci sarebbe stato un problema. Cowboy e pirati. Ok, sono impressionato del mio talento. Ciao, ho appena terminato Cowboys and Pirates. E Pirates? Non avevo cambiato. No, poi l'ho premuto il tastino, sono un birra. Vabbè, ho appena terminato come impianto e sono impressionato dal tuo talento. Lavoro nel settore dei contratti e le tue abilità potrebbero tornarci utili. Se dovessi essere accorto di soldi, bla bla bla. Qua puoi sbloccare i contratti che servono principalmente. Non ti fanno guadagnare nulla, cioè proprio estrema risorsa. L'invento è stata pubblicata, chiamata anche come TES. Cioè, è stata pubblicata, è stata annunciata. Allora. Far West azione sono una buona combinazione. Il motore di gioco è molto importante. Va bene, no, quello che stavo cercando di dire è che adesso ricercheremo il motore di gioco personalizzato. Però vi farò vedere cos'è soltanto nel prossimo video. E i contratti, per ultima cosa, servono semplicemente a racimolare pochi soldi. Quando, come si dice, quando si è accorto. E adesso, al prossimo video, ricerca completata, motore di gioco personalizzato. Qui da Leone. Al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!